chiarire alcune semplici cose. Via basta a questo massacro, via basta agli accordi economici che l'Italia e l'Unione Europea porta avanti con la Turchia, via basta alla vendita di armi, via basta ai campi di morte che noi abbiamo contribuito a costruire regalando tanti e troppi soldi a Erdogan. Da Rojava ci arriva una voce, nessuno amico tranne le montagne, insieme, passo dopo passo, fino al consolato turco, è quello di dimostrare la nostra vicinanza, la nostra solidarietà, la nostra rabbia, e che questa voce arrivi oltre i confini, a quelle persone, a quei compagni e quelle compagne, a quelle partigiane, a quei partigiani che stanno resistendo da tanti anni sotto le bombe. Bene, che siano le bombe dell'ISIS, che siano le bombe degli islamisti, che siano le bombe della Turchia, hanno tutti uno stesso colore, il colore nero del fascismo islamista. È importante oggi ricordare come non si deve attaccare una realtà che parla di uguaglianza, che parla di diritti, parole che difficilmente in Medio Oriente trovano un posto, e non può esserci nessuno Stato che vuole solo determinata purità, è quello che ci insegna il popolo curdo, no, è quello che ci insegnano i popoli del nord-est della Siria. Questa è l'unica rivoluzione che stiamo vivendo, la vera rivoluzione che stiamo vivendo, e quindi per questo bisogna ricordarsi di stare vicino a tutte queste persone. È la rivoluzione delle donne, e quindi oggi essere al fianco delle